Anticipazione una vita. Emilio, minacciato, è costretto a sposarsi. Due protagonisti della soap di successo iberica non troveranno pace nelle puntate che ci emozioneranno nel mese di agosto 2020. Stiamo parlando di Cinta Dominguez e di Emilio Passamar. Il loro amore non solo sarà osteggiato da Felicia, la bigotta madre di lui, ma anche di un uomo di nome Ledesma che costringerà Emilio a sposare sua figlia Angelines, pena la detenzione in carcere a causa di un fatto legato al passato. Angelines ed Emilio sono costretti a convolare a nozze. Nelle puntate di agosto 2020 si formalizzerà un nuovo amore impossibile, quello tra Cinta ed Emilio. Attratti l'uno dall'altra fin dall'arrivo della bellissima e dolcissima artista in quartiere, i due, dopo mille peripezie, che vedranno lei unirsi ad altri pretendenti, cominceranno una relazione. Felicia, la madre di lui, quando lo scoprirà, andrà su tutte le furie e obbligherà il figlio a chiudere i rapporti con la ragazza. Bellita però, quando appurerà l'ostilità della consuocera, non ci vedrà più dal nervosismo e affronterà la donna, dandole della maleducata e della cattiva. Cinta però, non sentendosi più amata né cercata dal suo amato, comincerà presto una relazione con un uomo di nome Rafael, che si spaccerà per un facoltoso impresario. Nulla di tutto questo. Il giovane si rivelerà un chitarrista e quando Emilio lo scoprirà, cercherà di mettere in guardia la figlia di José dalle sue bugie. Rafael confesserà di aver mentito solo per far impressionare su di lei e Cinta, dopo aver compreso le sue bugie raccontate a fin di bene, lo perdonerà, cominciando addirittura a duettare con lui nei locali del quartiere, per lo sdegno del Passamar. Nel frattempo emergerà una verità molto triste su Camino, la cameriera di Felicia. Quest'ultima, quando viveva a Valdesa, fu violentata da un uomo e a causa di questa bruttissima vicenda perse l'uso della voce. Emilio, per vendicarla, pose fine alla vita dello stupratore. Un signore di nome Copernico, Ledesma, assistette all'omicidio e senza il minimo scrupolo provvide a ricattare il Passamar. Come si vedrà in estate, Camino pian piano recupererà la voce grazie a Cesario. In quartiere però giungerà Ledesma, che complicherà le cose tra Cinta ed Emilio, in procinto di riappacificarsi quando la donna, essendosi accorta di non provare alcunché per Rafael, non perderà altro tempo e lo lascerà. Ledesma obbligherà Emilio a sposare sua figlia Angelines. Specificherà che se non lo farà, lo denuncerà alla polizia per la faccenda dello stupro di Camino. Emilio disperato racconterà tutto alla Dominguez, che non solo lo riaccoglierà tra le sue braccia, ma si dirà addirittura disposta a fuggire con lui in Argentina per rifarsi una nuova vita. Quando tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ecco che una decisione di Ledesma, sposare Felicia, sconvolgerà e spiazzerà i due innamorati. Dunque andiamo a ricapitolare i fatti appena esposti. Ledesma chiede la mano di Felicia Passamar. Una mattina Emilia, ripensando alla fuga in Argentina, verrà colto da una paura improvvisa e dirà alla sua amata di non sentirsela. Quando poi verrà a conoscenza dell'arrivo di Ledesma e sua figlia in quartiere, non vedrà altra soluzione se non quella di adempiere al suo accordo. Anzi, si professerà addirittura rassegnato. Il signor Dominguez, nel frattempo al corrente di tutta la vicenda di Emilio, quando vedrà Angelines arrivare in città, cercherà di rallegrare Cinta, invitandola a recarsi a lezione di canto. Emilio intanto, come un'anima dolorante, camminerà per strada con la sua nuova fidanzata, attirando su di sé gli sguardi increduli dei vicini e della povera Cinta. Un giorno Angelines lo stupirà con una rivelazione clamorosa. Affermerà di non amarlo, di non poter essere mai felice accanto a lui perché è innamorata di un altro uomo. Emilio farà salti di gioia e capirà che nulla è perduto. Cinta intanto sofferente non riuscirà a dare il meglio di sé nelle sue performance canore e suo padre rattristato la spronerà a non mollare. Emilio poi riporterà la sua scoperta ad Antonito e Cinta. E Felice proporrà ai due di aiutarlo a mettere in atto un piano per cacciare da casa la giovane e suo padre. Anticipazione una vita. Rosina tradita da Liberto, lascia Casias.
notizia che stiamo per darvi rattristerà sicuramente i fans della soap di successo spagnola. Nelle puntate che Canale 5 trasmetterà nel mese di luglio 2020, Liberto cadrà nella rete di Genoveva e finirà per tradire Rosina. Nel frattempo nella vita di quest'ultima piomberà un suo amico d'infanzia, Ignacio. La donna però, sentendosi ancora legata al marito, non se la sentirà di iniziare un nuovo percorso con lui, quando quest'ultimo le farà capire di provare dei sentimenti per lei. Il risultato sarà che la Rubio, ferita nel profondo, maturerà la sofferta ma necessaria decisione di lasciare il quartiere. Liberto beccato in atteggiamenti intimi con Genoveva. Rosina lo lascia in tronco. Rosina Rubio e Liberto Soler saranno i protagonisti delle puntate di Una vita che si susseguiranno nel mese di luglio 2020. La vita della madre di Leonor sarà sconvolta e stravolta da una serie di accadimenti ad oggi impensabili. Gli spoiler al riguardo annunciano che la donna deciderà di porre fine al suo matrimonio con il Soler dopo aver scoperto il suo tradimento con Genoveva. Purtroppo il nipote di Susanna finirà nella trappola organizzata dalla Salmeron, che con l'aiuto di Ursula di Senta deciderà di vendicarsi di tutti gli abitanti di Acacias e in particolare di coloro che non hanno mosso un dito per salvare la vita a suo marito Samuel. Genoveva infatti progetterà insieme al nuovo consorte, Alfredo Breeze, un ricchissimo banchiere, un modo per sottrarre soldi e azioni ai loro vicini. Per convincere Liberto a investire nella banca americana di Spagna, la donna fisserà un appuntamento con lui, fingendo di voler parlare di affari. Durante l'incontro però comincerà a spogliarsi e proprio nel ben mentre Liberto si starà pian piano lasciando ammaliare dalla bellezza della donna, ecco che Casilda, secondo un piano ben studiato da Ursula, giungerà a casa del Soler e lo beccherà in flagranza. Sconvolta racconterà quanto visto a Rosina, che non ci penserà due volte a lasciare il marito. Genoveva felice ritornerà a casa e quando la notizia giungerà alle orecchie del Breeze, vedremo che quest'ultimo, furioso, denuncerà il nipote della sarta di violenza carnale. Liberto dunque verrà arrestato, ma rilasciato subito dopo, dietro cauzione. Durante il processo che seguirà poi, Rosina, nonostante il tradimento perpetrato ai suoi danni, testimonierà in favore del marito. Liberto dunque, ritornato in libertà, farà di tutto per riconquistare il cuore della sua amata, organizzando per lei, perfino, un pomeriggio romantico con l'aiuto delle domestiche. Purtroppo Rosina, pur amandolo, affermerà di sentirsi troppo ferita. E se non se la sentirà di concedergli un'ultima chance, soprattutto quando vedrà la Salmeron camminare per le vie del quartiere e guardarla con aria di sfida. Pertanto frederà il marito annunciandogli di voler lasciare il quartiere per un po'. Sarà così che Liberto, scosso, deciderà di ricorrere ai ripari. Ignacio, amico di vecchia data di Rosina, le chiederà un appuntamento. Liberto vivrà dei momenti davvero difficili. Un giorno affranto comunicherà alla zia Susanna e al suo amico Felipe di voler lasciare casa. Dirà di non poter più vedere sua moglie soffrire per quel che ha fatto. Successivamente cercherà finanziamenti per vendere la sua biblioteca. E l'acquirente principale sarà un tale di nome Ignacio, amico della Rubio. Itzler poi organizzerà un incontro con la moglie e Ignacio. E tra i due trasparirà qualcosa di speciale. L'uomo sembrerà molto preso da Rosina e, come vedremo, comincerà a parlare degli anni della loro giovinezza, cosa che la farà commuovere non poco. Genoveva nel frattempo comincerà a sentirsi devastata dai sensi di colpa per aver infangato Liberto e soprattutto rovinato il matrimonio tra quest'ultimo e la Rubio. Rosina invece scoprirà che il suo ex marito stia cercando dei finanziamenti per ripartire alla grande e ne parlerà con Ignacio. Quest'ultimo poi, durante l'incontro, coglierà la palla al balzo per avanzare alla sua amica una proposta: passare una giornata insieme. Lusingata ma nello stesso tempo molto confusa, la Rubio non saprà davvero cosa rispondere. Nel frattempo Genoveva cercherà di smuovere la compassione di Lolita, affermando di essere vittima del Bryce, un uomo molto autoritario e manipolatore che la sta portando a commettere delle azioni infime e cattive. La casata all'inizio crederà fermamente nei suoi racconti, mostrandosi addirittura compiaciuta. Tutto cambierà poi quando Alfredo, scoperte le bugie della moglie, si recherà tempestivamente da Lolita per metterla in guardia dalla sua pericolosità. Il risultato sarà che la donna indignata, quando incrocerà la Salmeron per strada, non perderà tempo e le mollerà due sonori ceffoni. Rosina nel frattempo respingerà la proposta di Ignacio, affermando di non sentirsi pronta, mentre il Soler devastato apprenderà che Genoveva abbia tramato contro di lui e sua moglie per rovinarlo.
Cesario, nel frattempo, avvisterà uno sconosciuto a girarsi per le vie del quartiere, mentre Liberto farà una scoperta a dir poco spiazzante su Bryce e sulla consorte. Sono dei truffatori. L'addio di Rosina a Liberto e al quartiere. Rosina, nei giorni a venire, si chiuderà in se stessa e, dopo aver rifiutato Ignacio, si incontrerà con Liberto per informarlo di voler lasciare per sempre Acacias. Specificherà di essere incapace di perdonarlo e di voler staccare la spina per mettere a posto le sue idee. Sconvolto, il Seller farà di tutto per trattenerla, ma non ci saranno versi. Liberto poi chiederà aiuto a Felicia e alle donne del quartiere per sorprendere Rosina, ma nulla varranno i suoi sforzi. E Noveva intanto cambierà atteggiamento verso Alfredo. Dopo avergli detto di essere venuta a conoscenza del suo segreto, ovvero che è omosessuale e che ha una relazione con un giovane di nome Eladio, lo illuderà affermando che gli consentirà di vedere il suo amato. Successivamente spiffererà il tutto ad Ursula e Felipe, per poi tramare pericolosamente contro il Bryce. E non solo. Nel frattempo la Rubio preparerà i bagagli e saluterà con mossa Susanna e Casilda. Disperato, il Seller la guarderà da lontano senza poter far niente. La sarta, preoccupata per il nipote, chiederà aiuto ai Palacios, che le assicureranno che faranno di tutto per non far precipitare il giovane nello sconforto. Ma non sarà affatto facile, perché Liberto, come vedremo, tenterà di affogare i suoi dispiaceri nell'alcol. Nel frattempo Genoveva si innamorerà pazzamente di Felipe. Quest'ultimo fingerà di ricambiarla solo per incastrarla. Casilda intanto un pomeriggio incrocerà per strada il Seller e resterà sconvolta nel vederlo completamente ubriaco e con una foto di Rosina tra le mani. Allarmata, si recherà subito da Susanna. Genoveva intanto godrà della sventura del Seller e punterà a sedurre allo scopo di rovinare economicamente Antonito. Poi riuscirà a convincere Alfredo ad avere un incontro con Eladio in casa loro. Il Bryce affermerà di non desiderare altro, ma proprio nel mentre starà aspettando il suo amante, un intruso irromperà nell'appartamento. Di chi si tratterà? Vedremo. Sicuramente questa storyline ha ancora molto da raccontarci. La Salmeron rovinerà anche il figlio di Ramon? E soprattutto, Rosina ritornerà tra le braccia di suo marito oppure no? Lo scopriremo presto. Continuate a seguirci. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.